Ciao a tutti, mi chiamo Rosa e sono la coordinatrice del gruppo Santa Maria del Carmelo della diocesi di Crotone Santa Severina. Benedico lode il Signore, rendendogli gloria e testimonianza di come di recente è stato utilizzato il nostro gruppo. Come dice San Paolo al capitolo 2 della lettera ai Filippesi, è Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni. Il 21 novembre 2020 la nostra città di Crotone è stata colpita da una spaventosa alluvione, a causa della quale molte persone hanno perso tutto, casa compresa, tanto da essere ospitati nei vari alberghi della città. C'era bisogno di tutto, dal cibo agli indumenti, alle coperte e medicine. Il tutto è accaduto nell'imminenza della nostra 44esima conferenza animatori, nella quale sono stati approfonditi i temi della compassione, della consolazione, della carità spirituale e materiale, nelle sue più concrete espressioni di prossimità, che da sempre hanno rappresentato un cardine fondamentale del rinnovamento nello Spirito Santo, dai documenti di Malin alla recente enciclica del Santo Padre Fratelli Tutti. Lunedì 30 novembre scorso, durante l'incontro di preghiera comunitaria, il Signore ha guidato la nostra preghiera con Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. L'esortazione apostolica ha dato una vigorosa spinta a tutti i fratelli del gruppo a fare un qualcosa nell'immediatezza. Per cui, appena terminato l'incontro di preghiera, è partita una grande solidarietà, trasformando la nostra fede in opere. Per cui sono partite squadre per spalare il fango che aveva invaso case e negozi. È stata organizzata una raccolta di denaro, vestiti, cibo e tutto ciò che poteva servire, rivolgendoci a tutti i cenacoli, gruppi e comunità della nostra diocesi, estendendo l'invito per mezzo dei fratelli e delle sorelle a tutta la cittadinanza di Crotone. Le proposte furono accolte con gioia da tutti i fratelli e sorelle della diocesi e la parola si fece carne. Siamo riusciti a raccogliere una discreta somma di denaro da donare agli alluvionati, una quantità smisurata di vestiti per tutte le età, giocattoli per bambini e tanto altro. Eravamo felicissimi, ma non appagati di quanto era stato fatto, perché la carità è contagiosa. Subito dopo la conferenza animatori, rafforzati dai sentimenti che il Signore aveva posto nei nostri cuori, il 19 dicembre scorso, insieme al Cenacolo Dio Nostra Speranza, Cenacolo Famiglia di Nazareth e gruppo Maria Madre della Chiesa, abbiamo organizzato una raccolta alimentare durata un giorno intero presso uno dei supermercati della città, dividendoci in squadre a turnazione. Il risultato della raccolta è stato stupefacente: quintali di generi alimentari, i quali furono donati a tantissime famiglie povere, perché tutti, nessuno escluso, potesse avere un pasto caldo per il Santo Natale. In quel giorno la presenza di Gesù in mezzo a noi si toccava con mano, si respirava un'aria meravigliosa, i cuori esplodevano di gioia e la collaborazione da parte di tutti, giovani e anziani, era strepitosa. Fu una vera e propria catena di montaggio e la grazia di Gesù si riversava sempre di più. A noi si unì un fratello del Ghana, di nome Paios, che solitamente staziona davanti a quel supermercato, rimanendo con noi tutto il giorno e aiutando la gente a portare la spesa in macchina, in cambio di qualche monetina. Ma Gesù si manifestò ancora in modo più sorprendente. Durante l'arco della giornata, più volte avevamo visto entrare nel supermercato un senzatetto, visibilmente trasandato, che lì vicino a noi chiedeva l'elemosina per poter comprare un brick di vino nel quale affogare i suoi dispiaceri. Ma a un certo punto della giornata, dopo essere entrato per l'ennesima volta nel supermercato, questa volta uscì con una cassa d'acqua. Quella cassa d'acqua, frutto di elemosina, era per la nostra raccolta alimentare. Proprio lui, un senzatetto, che vive di elemosina, uno di quelli che Gesù chiama gli ultimi, un emarginato, un disprezzato, ha voluto donare l'obolo della vedova proprio a noi. La nostra missione non finirà, ma continuerà proprio a tutela di quei fratelli emarginati, come Paios e il Senzatetto, offrendo le nostre opere come sacrificio vivente in favore degli ultimi, di
degli emarginati, degli esclusi, dei disprezzati, perché è questo che da sempre vuole Gesù. Dio benedica tutti voi, le vostre case, le vostre famiglie, le vostre diocesi, i vostri gruppi e il rinnovamento nello Spirito Santo tutto. Gesù è il Signore, alleluia. Cari fratelli e sorelle, mi chiamo Vanna e da quasi un anno frequento assiduamente la comunità Gesù Luce del Mondo del Rinnovamento dello Spirito Diocesi Noria, Puglia. Con queste parole voglio raccontarvi come questo cammino di fede mi stia cambiando la vita. Sono nata in una famiglia cristiana, sin da piccola ho frequentato il catechismo nella parrocchia d'appartenenza, ricevendo tutti i sacramenti e la domenica andavo a messa, ma tutto questo l'ho fatto quasi sempre per abitudine. Ero come una tipica cristiana non praticante e forse perché mi faceva comodo così. In questi anni l'unica persona che mi trasmetteva l'essenza profonda della fede era la mia cara nonna, pilastro fondamentale della mia vita, la persona più buona e pacifica che avessi mai conosciuto. Quando è venuta a mancare per me è stato come se il mondo fosse crollato sotto i miei piedi. Potete immaginare cosa si può provare quando si perde una persona molto cara. Ma inaspettatamente, in quel momento così doloroso, sentivo in me una forza che pian piano mi stava rialzando. Ma io ancora non riuscivo a vedere né a comprendere da dove provenisse ciò. Come l'Apostolo Paolo con le squame sugli occhi, i miei erano ancora ciechi. Così il Signore mandò un'Anania a visitare la mia casa, affinché io fossi guarita dalla cecità del cuore. Un giorno, per mezzo del mio lavoro, mi vennero a trovare una mamma e una sua figlia. E mentre parlavamo, il mio cuore iniziò ad aprirsi nel dialogo, fin quando mi fu chiesto: Tu, Vanna, in questo periodo difficile della vita, stai chiedendo forse a Dio con la preghiera? La mia risposta fu un secco no. Iniziai da lì a interrogarmi, a comprendere che mi mancava qualcosa, un fondamento solido su cui costruire la mia vita. Così accolsi il loro invito a partecipare ai loro incontri di preghiera comunitaria carismatica settimanali. Fui molto attratta da questo modo di lodare il Signore. Non avevo mai visto questo modo di relazionarsi a Dio in nessun posto. Ritornai a casa stranita e allo stesso tempo affascinata da come il Signore aveva parlato al mio cuore durante l'incontro di preghiera. Attraverso l'accoglienza dei fratelli, i canti, le lodi spontanee rivolte a Dio, i canti in lingue e le profezie bibliche, tutto era bello. Pian piano poi iniziai a parlarne sul lavoro, alle mie amiche e senza esitare anche loro mi parteciparono. Oggi ancora mi ringraziano per averle fatte conoscere l'amore di Dio. Ho iniziato a pregare nella mia quotidianità, cosa che non avevo mai fatto, chiedendo a Dio una sola cosa. Signore, aumenta la mia fede, che io possa conoscerti sempre più. Guarisci il mio cuore dall'amarezza e dalla tristezza. E così è stato. Una sera, durante l'incontro di preghiera carismatica, un fratello della comunità si avvicinò per pregare su di me. Sentì la presenza dolce di Gesù che mi abbracciava, mi consolava e come unguento scendeva nel mio cuore, guarendomi da tanti ricordi negativi. Oggi, dopo aver conosciuto il Signore ed aver fatto la sua esperienza del suo Santo Spirito che agisce in me, riconosco che quando si mette Gesù al primo posto, tutto è al posto giusto. Il Signore si è rivelato a me attraverso la comunità e soprattutto attraverso l'amore vero di cui si fa esperienza in essa, nonostante le tante difficoltà di vita di ciascun fratello. Gesù è il Signore, alleluia!